Ciao a tutti, in questo video vorrei mostrarvi brevemente come usare, almeno nelle sue funzioni più basilari, il Query Service di Wikidata che potete raggiungere facilmente attraverso questo link nella colonna di sinistra, Query Service, e vi si aprirà query.wikidata.org. Per maggiori informazioni sul Query Service potete consultare la pagina Wikidata Sparkle Query Service con tutte le sue altre pagine che linka come tutorial e come guide, sono tutti questi materiali elencati qui. Potete anche trovare alcuni materiali utili nella mia sottopagina utente User Epilogues Queries Exp. In particolare troverete qui nella sezione Sparkle una serie di link a tutorial vari che ho raccolto anch'io sostanzialmente sempre partendo da Wikidata Sparkle Query Service più un altro, vedete questo. E ho raccolto anche un link a Wikidata Request e Query, che è un servizio molto utile in cui voi potete chiedere a degli utenti esperti una query che non siete stati in grado di scrivere per un qualunque motivo, perché è molto complessa, perché non l'avete mai fatto, eccetera. Se voi la chiedete qui, un utente vi risponderà, vi darà la query e voi potrete ad esempio anche capire come funziona questa query e poi in futuro costruire da voi delle query più complesse che magari senza l'idea che vi ha fornito l'utente che vi ha risposto qui, non sareste stati in grado di costruire. Quindi non fatevi scrupolo, ovviamente, magari non per query semplicissime, ma per query di una certa complessità, a fare un salto in Wikidata Request e Query e a scomodare qualche utente che sarà senza dubbio felice di rispondere alla vostra domanda. Bene, a questo punto possiamo vedere alcuni esempi. Vedete, nella mia sottopagina utente ho raccolto anche alcuni esempi di query di difficoltà crescente. Diamo un'occhiata. Allora, le due parti fondamentali di una query sono ovviamente il select e il where. Select mi dice quali sono le variabili che mi interessano. Ognuna di queste variabili darà origine ad una colonna nei risultati, mentre il where mi dice invece quali sono gli elementi in cui io voglio che queste variabili vengano cercate. Allora, io, vedete, ho definito, ovviamente qua si parla sempre di triplette, no? Questo, il primo elemento è il soggetto, il secondo è il predicato e il terzo è l'oggetto. Ora, io metto come soggetto item, come predicato la proprietà 3365, cioè l'identificativo dell'enciclopedia Treccani Online, e come oggetto metto appunto il valore di questa proprietà a cui do il nome Treccani. Questi due nomi che io ho messo, item e Treccani, sono nomi puramente convenzionali che io posso cambiare senza alcuna influenza sulla mia query. Posso metterci tr. Posso cambiare elemento in x, posso fare quello che voglio rispetto a questi nomi di queste variabili, che sono puramente convenzionali, puramente anche estetici in un certo senso. A questo punto io potrei lanciare la query con questo tasto, vedete il tasto play, il tasto di esecuzione, e mi verrebbero fuori i risultati aggiornati a un minuto fa. Lo vedete? Da questo tastino potete vedere a quando sono aggiornati anzi 2 minuti fa, a quando sono aggiornati i dati dei risultati. È chiaro che se voi avete inserito su Wikidata un identificativo pochissimi minuti, secondi fa, potreste non vederlo ancora apparire nei risultati di una query a seconda di quando è il momento in cui appunto la query ha preso i dati. È chiaro che se la query si rifà a dati di mezz'ora fa, la vostra modifica non sarà ancora visibile tra i risultati. Ora, io appunto in questo modo sto andando a chiedere quali sono tutti gli x, tutti gli elementi, tutti i soggetti contenenti almeno un valore della proprietà 3365, cioè dell'identificativo dell'enciclopedia Treccani. E gli sto chiedendo di mostrarmi quali sono gli elementi e quali sono i valori. Per diciamo velocizzare il processo della query, io adesso non gli chiederò tutti i risultati, ma gli chiederò soltanto di mostrarmene 10 a caso.
Limit significa che io sto andando a chiedere soltanto un certo numero di risultati e questo numero, cioè i risultati che mi vengono fuori tra questi 10, sono puramente casuali. Diciamo che appunto di solito non si usa limit, perlomeno si usa solo in certe circostanze. In questo momento, visto che appunto non ho la pretesa di mostrarvi tutti gli elementi contenenti l'identificativo dell'enciclopedia Treccani Online, ci aiuterà ad avere la query anche in un tempo brevissimo, visto che appunto deve cercare solo 10 risultati, e infatti è stato molto breve. E vedete, abbiamo 10 elementi e 10 risultati. Ovviamente, ad esempio, ci manca, vedete, ad esempio l'etichetta. Non abbiamo l'etichetta di questi elementi, che può essere un dato utile. E quindi adesso la prima cosa che vedremo, che impareremo ulteriormente rispetto a questa query estremamente basilare, è come mostrare anche l'etichetta dell'elemento. Ora andiamo a capo, aggiungiamo una nuova riga e usufruiremo del completamento automatico, che si può far apparire con CTRL più spazio. Cominciamo a digitare service Wikibase label, e a questo punto vedete, andiamo su invio. Mi è venuto fuori service due volte, quindi il primo lo cancello. E vedete, questo è il modo per chiedere alla query di andare a cercare anche l'etichetta. E l'etichetta, allora, tutta questa parte qua, tutta questa parte di riga, non è necessario che voi la impariate. Potete benissimo sempre inserirla col completamento automatico. Anzi, ci mettete meno a inserirla col completamento automatico. È importante che sappiate che il punto decisivo è ovviamente ciò che sta tra queste virgolette, cioè quali lingue ci interessano per l'etichetta dell'elemento? Quali lingue ci interessano? Vedete, di default lui mi dice: ti darò come lingua la lingua che tu, l'autolanguage, cioè la lingua che tu hai qui impostata come lingua dell'interfaccia. Posso anche scrivere banalmente it. Se non è presente it, ti darò en, cioè l'inglese. Questo non significa che io ho su due colonne separate etichetta italiana ed etichetta inglese, cosa che si può fare, è leggermente più complessa e non vediamo, comunque sappiate che si può fare. In questo caso io gli sto chiedendo: dammi su una stessa colonna l'etichetta italiana, se non fosse presente l'etichetta italiana, dammi l'etichetta inglese. Nel caso in cui non sia nemmeno presente l'etichetta inglese, vedrete comparire semplicemente il Q dell'elemento. A questo punto però, ecco, non basta che io aggiunga questa riga. Questa riga dice alla query di tenere in considerazione anche le etichette e le descrizioni, ma a questo punto gli devo anche dire che queste etichette e queste descrizioni le voglio vedere. E quindi cosa devo fare? Devo aggiungere nelle variabili che sto selezionando xLabel e volendo anche xDescription. In questo caso, mentre vi ho detto che i nomi che io do alle variabili sono puramente convenzionali, qui non è pienamente convenzionale. Perché? Perché io devo sempre scrivere il nome della variabile di cui mi interessano l'etichetta e la descrizione. Se io questa variabile la chiamo x, si chiamerà x più label maiuscolo e x più description maiuscolo. Se io questa variabile la chiamo item, allora dovrò anche qui ricordarmi di cambiare nella selezione tutti gli x in item. Però ecco, è fondamentale che se io voglio sapere l'etichetta e la descrizione di qualcosa, dovrò scrivere il nome di quella cosa più label maiuscolo e il nome di quella cosa più description maiuscolo. Bene, andiamo a vedere sempre con limite a 10 quali sono i risultati. Vedete, questi sono i risultati di 10 risultati a caso presi attraverso questa query con elemento, etichetta, descrizione e l'identificativo dell'enciclopedia Treccani. Ora cominciamo ad aggiungere difficoltà crescente. Vedete, io in questo momento sto chiedendo una sola variabile. Sì, poi sto chiedendo ovviamente anche le etichette, le descrizioni, ma alla fine, diciamo, gli elementi che io cerco rispondono ad una sola condizione, la condizione di contenere la proprietà 3365. Ora invece chiederò a questi elementi di contenere non solo la proprietà 3365, ma di contenere anche la proprietà relativa all'enciclopedia De Agostini, cioè la proprietà 6706, che chiamerò ag.
E aggiungo, vedete, anche ag tra le mie variabili. Metto sempre il limite a 10 perché così, vedete, abbiamo risultati in fretta, non ci interessa in questo momento la completezza e mando la query. E vedete, adesso abbiamo anche l'identificativo, abbiamo anche elementi che hanno sia l'identificativo dell'enciclopedia Trecani, sia l'identificativo Trecani Online, sia l'identificativo dell'enciclopedia sapere.it, l'enciclopedia De Agostini, sempre poi con etichetta e descrizione. È possibile che invece, allora, mi interessi non tanto gli elementi che hanno contemporaneamente queste due proprietà, ma che hanno solo una delle due. Ad esempio, che hanno solo Trecani e non invece l'enciclopedia sapere.it. Allora cosa faccio? Nego una delle due condizioni, e cioè gli chiedo gli elementi che hanno Trecani, meno, minus, e poi racchiudo la mia condizione tra graffe, meno l'enciclopedia De Agostini e invio la query. Ci mette, vedete, leggermente di più, ma giusto pochissimo. Vedete che in questo caso la colonna che io ho lasciato, potevo anche togliere dalla sezione, me ne sono dimenticato. Comunque, questo vi dimostra il fatto che vedete la colonna vuota, vi dimostra che sto togliendo appunto, cioè sto chiedendo solo elementi che hanno la Treccani, ma non in questo momento l'enciclopedia, non l'identificativo dell'enciclopedia sapere.it. Questo non significa che l'enciclopedia sapere.it non abbia un articolo sull'idrogeno o sul Cile, significa che al momento l'elemento sul Cile e l'elemento sull'idrogeno non contengono questo identificativo, che si spera verrà probabilmente aggiunto, visto che è evidente che ci siano questi articoli nell'enciclopedia De Agostini. A questo punto io posso anche fare una cosa diversa. Posso chiedere elementi che hanno, vediamo un po', Treccani, oppure, cioè unisco le due condizioni che abbiano anche, che abbiano in alternativa alla Treccani, Treccani Online, l'enciclopedia Treccani, l'enciclopedia italiana, che chiamerò EI, enciclopedia italiana. Aggiungo questo campo e vediamo cosa succede. In questo momento sto chiedendo che ha elementi che hanno o Treccani o enciclopedia italiana o entrambe, cioè questa è l'unione di due insiemi, e poi meno quest'altro insieme, meno l'insieme della enciclopedia De Agostini. Vediamo cosa succede. Sempre 10 risultati, ovviamente. Cosa succede? Succede che io, in questo caso, ad esempio, mi vuol dare sempre elementi che hanno. Vedete, questo è un risultato possibile della query. È il risultato per cui io gli ho detto, possono avere Treccani, possono avere Enciclopedia Italiana, possono avere entrambi. E lui mi ha dato solo elementi che hanno Treccani e non elementi che hanno Enciclopedia Italiana. Se io, ad esempio, alzo il limite, lo alzo a 100, dovremmo avere anche alcuni elementi che abbiano magari Enciclopedia Italiana e non Treccani. Il che tuttavia non è certo, visto che appunto i dati sono puramente casuali e infatti mi vuol sempre dare elementi. Oh, ecco, vedete, mi ha dato alla fine, mi ha dato il Cile e mi ha detto che riguardo al Cile, vedete, abbiamo anche dei valori dell'Enciclopedia Italiana. Peraltro voi vedete che mi ha dato il Cile qua sopra col suo valore della Treccani e poi mi dà il Cile qua sotto con i suoi valori al plurale della Enciclopedia Italiana. Non me li ha dati su un'unica riga. Questo perché? Perché banalmente lui ha trovato il Cile prima perché aveva un valore dell'Enciclopedia Treccani, poi perché aveva dei valori dell'Enciclopedia Italiana e quindi me li ha mostrati separatamente. È ovviamente possibile riunire questi valori in un'unica riga, siccome è più complesso, non ve lo mostrerò in questo video, ma sappiate che è ovviamente possibile. E quindi vedete, comunque io sto chiedendo elementi che abbiano Treccani, Enciclopedia Italiana o entrambi e non Enciclopedia De Agostini, ed effettivamente io ho alcuni elementi che hanno Treccani, alcuni elementi che hanno sia Treccani sia Enciclopedia Italiana, anche se mostrati su righe diverse. Volendo, io potrei avere anche elementi che abbiano solo enciclopedia italiana e non enciclopedia online. In questo caso, vedete, nella selezione di 100 risultati casuali non è accaduto, ma è chiaramente possibile. Ok, adesso noi abbiamo finora visto come chiedere a Wikidata elementi che abbiano
due diverse condizioni insieme, come chiedere a Wikidata elementi che abbiano due condizioni che possono avere sia una sia l'altra, sia entrambe, vedete con union, oppure come negare una condizione con minus. Possiamo vedere ancora alcune altre cose, magari ripartendo sempre da questa query di base, no? Dalla query di base relativa a semplicemente la Treccani senza nient'altro. Cosa possiamo vedere? Vedete, ad esempio, in queste query che passo senza spiegare in modo approfondito, visto che sono cose un po' più complesse, potete ad esempio vedere che io posso mostrare direttamente il link alla Treccani e non solo il suo identificativo. È una cosa fattibilissima. Possiamo vedere, ad esempio, una query come questa, ecco, optional è un'altra variabile importante. Vediamo, adesso spiegherò questa query, magari, ecco, semplifichiamo un attimino e anziché mostrare gli indirizzi, mostriamo semplicemente gli identificativi, così da fare una cosa più semplice. Allora, sto chiedendo a questa query di mostrarmi tutte le persone che abbiano un valore della proprietà 3365, cioè della Treccani, e che abbiano optional eventualmente anche un valore della Enciclopedia Italiana. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che devono avere la Treccani e che eventualmente possono avere anche l'Enciclopedia Italiana, ma se non ce l'hanno me le mostrerà comunque la query. Gli chiedo che questi elementi siano P31Q5, cioè umani, e possono essere cittadini dell'Italia, della Repubblica Italiana, oppure, Union, vedete, Union, del Regno d'Italia. E poi gli chiedo di dirmi se sono cittadini della Repubblica Italiana o del Regno d'Italia. Gli sto chiedendo di mostrarmi, vedete, Nation Label, cioè l'etichetta del valore della P27. Siccome P27 può avere solo due valori, che sono Q38 o Q172 579, evidentemente quasi tutti i valori che avrò nelle colonne saranno o Italia o Regno d'Italia. Mettiamo un limite, così velocizziamo le cose, un limite a 10 e vediamo cosa succede. Limite a 10, ole. Abbiamo, e allora che cosa abbiamo? Vedete, ci sono elementi che appaiono due volte, molti elementi appaiono due volte. Appaiono due volte per quale motivo? Lui li seleziona una volta perché hanno paese di cittadinanza Italia, l'altra volta perché hanno paese di cittadinanza Regno d'Italia. Anche qui, ripeto, è possibile raggruppare, non lo mostro, però è possibile raggruppare su una stessa riga gli stessi elementi. Vedete, questo è lo stesso elemento, questo è lo stesso elemento, questo è lo stesso elemento, questo è lo stesso elemento. È ovviamente possibile raggruppare su una stessa riga questi elementi. Comunque vedete che la query è efficace, appunto, si tratta sempre di elementi che sono umani, che sono stati cittadini della Italia, del Regno d'Italia o di entrambi e che hanno la Treccani, hanno eventualmente anche l'Enciclopedia Italiana. Vedete, Salvatore Nifoi, ad esempio, ha solo l'Enciclopedia Treccani Online, non ha l'Enciclopedia Italiana, è mostrato comunque, appunto, perché l'Enciclopedia Italiana era un optional. Possiamo vedere ancora cose leggermente più complesse. Vedete, finora vi ho sempre fatto vedere i risultati in formato di tabella. Tuttavia, possiamo anche scegliere un formato diverso da tabella. Vedete quanti formati diversi sono disponibili. E adesso mostreremo per finire due appunto risultati diversi. Allora, vediamo queste ultime due query, questa e questa qui. Cosa succede in queste due query? Allora, in questa query io sto chiedendo, vedete, persone che abbiano, sto chiedendo anche gli URL, vabbè, sto chiedendo anche gli URL, ma ripeto, gli URL non sono strettamente fondamentali, quindi li possiamo semplificare così. Allora, sto chiedendo elementi che abbiano la proprietà della Treccani Online, eventualmente anche l'Enciclopedia Italiana, che siano umani, che siano cittadini d'Italia o del Regno d'Italia o di entrambi. Sto chiedendo di vedere il loro paese di cittadinanza. In più chiedo altre due cose. Chiedo di dirmi qual è il loro luogo di nascita, vedete?
poi chiedo del luogo di nascita in quale entità amministrativa sia situato, vedete, e gli dico che deve essere situato questo luogo di nascita in Toscana. Questo asterisco serve a dare la ricorsività, cioè evidentemente il luogo di nascita sarà situato, sarà un comune o una frazione, la frazione sarà situata in un comune, il comune sarà situato in una provincia, la provincia in una regione. Io gli chiedo di risalire direttamente al livello della regione, che è la Toscana, e questo tramite l'asterisco. Se io non mettessi questo asterisco, verosimilmente non avrei risultati, perché nessuna entità amministrativa della Toscana, a meno che la persona non sia nata genericamente in una provincia, è situata direttamente nella regione. E quindi questo asterisco serve. Mettiamoci un limite, per carità, limite 10, così se andiamo veloci, e vediamo i risultati. Vedete? Gli ho chiesto di selezionare anche il luogo di nascita, elemento più etichetta. Il fatto che mi metta sempre Firenze è puramente casuale. No, 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 non è che abbiamo solo, diciamo, come dicevo, il limite fa venire fuori risultati puramente casuali, quindi il fatto che abbia beccato sempre Firenze è ovviamente un caso. Per mostrare che è un caso, proverò a rimuovere il limite sperando che la query non vada in timeout e vediamo cosa può succedere. La query non è andata in timeout e abbiamo ottenuto ben 1166 risultati. Vediamoli. Vedete, sono ordinati, direi abbastanza casualmente, sì, sono ordinati in modo del tutto casuale. Posso tuttavia ordinarli, ad esempio, a partire da Birthplace Label, in modo ascendente o discendente, ad esempio partendo da Altopascio, Arezzo, eccetera. E vedete, tutti e 1168 i risultati, anzi, qui in realtà ne vedete meno, perché ne vedete comunque solo 200 per pagina, volendo anche 1000 per pagina, ecco, non più di 1000 per pagina, vedete le altre pagine. E appunto, questi sono tutti i risultati. Ovviamente molti appaiono 2 volte, 3 volte, ma questo vi ho detto, ad esempio, appaiono 4 volte, poiché vedete qui c'è un caso in cui l'elemento viene selezionato quante volte? Tante, viene selezionato 4 volte, va scoperto lì perché. Prima volta Italia più questa enciclopedia italiana. Poi Regno d'Italia con questa enciclopedia italiana. Italia con quest'altro valore dell'enciclopedia italiana, cioè con un'appendice. E poi Regno d'Italia con questa appendice. Quindi in realtà, appunto, qui abbiamo tutte le combinazioni possibili che sono 4. E in generale, appunto, molte persone vengono selezionate più volte. Si può ovviamente procedere a dei raggruppamenti che non mostro per semplicità. Ecco, però vediamo una cosa interessante. La cosa interessante è che io volendo posso anche dirgli: dimmi un po' se questo luogo di nascita, magari lo mettiamo optional, ha delle coordinate. Vediamo un po' se questi luoghi di nascita hanno delle coordinate. E queste coordinate le selezioniamo qui tra le variabili chord. E rimandiamo la query. Vediamo cosa succede. Sempre non metto limiti, sperando che. Ecco qua. I risultati sono gli stessi di prima, quindi tutti questi luoghi di nascita hanno coordinate, fortunatamente direi. E anche qui posso procedere ad un ordinamento di questo tipo. Vediamo. Solo che non me le sta mostrando. Perché non me le sta mostrando? Strano, in teoria dovrebbe mostrarmele qui, però vedete che la colonna è vuota e mi sto chiedendo perché non me le abbia mostrate. Perché ho scritto VD anziché VDT. Ecco, ricordate sempre che le proprietà devono avere il prefisso VD, VDT e che gli elementi devono avere il prefisso VD. Quindi rimandiamo la query. Ecco. Abbiamo addirittura più risultati, forse perché alcuni di questi elementi hanno 2 coordinate, o quindi ok, ma diciamo questo non ci preoccupa particolarmente. Vedete anche tutte le coordinate, ma qual è la cosa bella del vedere le coordinate? È che potete visualizzare queste persone su una mappa che adesso vedremo. Vedete, questa è la mappa di tutte le persone note a Wikidata, che siano vissute in Italia, che siano state cittadine d'Italia o del Regno d'Italia,
e che siano nate in Toscana e che abbiano la proprietà relativa all'enciclopedia Treccani Online ed eventualmente anche alla Enciclopedia Italiana. E vedete la mappa? Molti punti, ovviamente, sono in realtà più punti. Tipo, se io vado su questo punto di Siena, guardate quanti ne vengono fuori. Ma soprattutto, se io vado sul punto di Firenze, che credo sia questo, ne vengono fuori ancora di più. Quindi, ovviamente. Poi, diciamo, si possono anche ideare visualizzazioni migliori, nessuno lo nega. Comunque, questa è una visualizzazione. Anche vedete altri punti, Livorno. Ecco, questa comunque è una visualizzazione di tutti i punti in cui appunto siano nate persone con queste caratteristiche. E così come io posso fare questo gioco sul luogo di nascita, lo posso fare anche sulla data di nascita o sul luogo di morte o sulla data di morte, a seconda di come io voglio agire. E quindi, ad esempio, in questo caso lo faremo con la data di nascita. Vedete? Questi qua sono tutti i parametri sostanzialmente di prima, non mi ci soffermo, e in fondo gli chiedo la data di nascita. Vedete che anche qua c'è l'URL, ma vabbè, non mi metto a toglierlo. Comunque, non è neanche difficile, provo a spiegarlo. Vedete, URI. Quindi URI mi dice che sarà un indirizzo e l'URI concatena, concat, concatena i pezzi dell'indirizzo che vedete nell'enciclopedia italiana stanno sia prima sia dopo l'ID e di mezzo ci si mette l'ID e li concatena come indirizzo. In generale tutte queste funzioni leggermente più complesse rispetto a quelle che vi sto mostrando, quelle più base ovviamente sono optional. Union, minus che ho detto prima, ecco, rispetto a queste funzioni, tutte quelle un po' più complesse, come ad esempio appunto il far apparire l'URL concatenando pezzi dell'indirizzo, sono cose che uno copia da una query che ha già pronta e poi modifica. Ecco, questo è il modo in cui molto spesso si implementano poi nelle proprie query le funzioni più complesse. Ora proviamo a mandare questa query, giusto? Vedete che ho messo in optional anche l'immagine, vedete che c'è un optional anche sull'immagine. Quindi l'immagine, vedete, non la visualizziamo qua, ma la possiamo visualizzare eventualmente in altro modo. Vedete tutti questi bei dati, l'etichetta, la nazione, Italia e anche il Regno d'Italia, vedete anche qua la duplicazione solita, luogo di nascita, data di nascita, immagine. Indirizzo della Treccani, indirizzo dell'Enciclopedia Italiana. Come posso visualizzare in modo alternativo questa query? La posso visualizzare come griglia di immagini. Ovviamente le duplicazioni ci sono anche nelle immagini, ma questo fa parte, ripeto, le duplicazioni si possono togliere, non le tolgo diciamo sempre per non mostrare cose troppo complesse. Sono tutte cose che ovviamente poi anche come togliere le duplicazioni sono spiegate all'interno delle pagine di tutorial, di guida che vi ho linkato. Posso anche visualizzarla come linea del tempo. Vedete, altra opzione è la timeline, la linea del tempo. E allora vedremo sotto forma di linea del tempo che evidentemente stenta a caricarsi. Salvo poi saltare. No, ce l'abbiamo. Ok, abbiamo la linea del tempo. Vedete anche qua la visualizzazione è ovviamente perfettibile, ci mancherebbe, anche qua ci sono le solite duplicazioni. Comunque, a parte questo, possiamo vedere ovviamente un addensamento di persone in questa parte più recente, per motivi abbastanza ovvi, nel senso ci sono comunque più persone note, quindi. Se poi io posso ovviamente ingrandire, i periodi a scorrimento, chiaro è che il caricamento può essere un po' difficoltoso, però ecco già vedete che a scoppio ritardato comunque abbiamo questo ingrandimento che ci mostra come appunto il particolare addensamento sui sugli ultimi 2 secoli e ovviamente manchino persone nate tipo dopo gli anni 90-2000, in quanto verosimilmente appunto non sono ancora sufficientemente famose da avere un elemento su Wikidata, io posso poi ingrandire ulteriormente e comunque vedete
Qui al di sotto visualizzo ovviamente un po' incolonnate perché sono incolonnate una sotto l'altra, ripeto, anche qua la visualizzazione è perfettibile. Comunque, appunto, visualizzo tutte le persone a seconda della loro data di nascita. Ovviamente, ecco, io vi ho mostrato il servizio di query integrato all'interno di Wikidata con le sue possibilità di visualizzazione integrate all'interno di Wikidata. Nulla impedisce di utilizzare servizi di query presenti in siti esterni che interroghino Wikidata in diretta oppure anche in differita, per poi ottenere visualizzazioni migliori. Diciamo, l'aspetto più importante di Wikidata, come abbiamo visto nei video precedenti, sono i dati inseriti in essa. Una volta che uno ha degli ottimi dati, il più possibile precisi e completi, poi, diciamo, la visualizzazione si può perfezionare, successivamente. La visualizzazione comunque è sempre un aspetto molto importante, ma non si ha una visualizzazione buona se non si hanno dati buoni. Ecco, proprio a proposito dell'inserimento dei dati, vorrei dedicare gli ultimi minuti di questo video mostrandovi uno strumento particolarmente utile per l'inserimento dei dati, o meglio mostrandovelo, diciamo, giusto affinché conosciate la sua esistenza, che è Quick Statements. Che cos'è Quick Statements? Quick Statements è un tool per fare modifiche massive, batch edit, Wikidata, per fare modifiche massive su Wikidata. Non mi soffermerò sul suo funzionamento, poiché è spiegato molto ampiamente, molto meglio di quanto non potrei fare io, nelle pagine di aiuto. In particolare, se voi andate su New Batch, cioè per inserire una nuova lista di modifiche da effettuare su Wikidata, otterrete, vedete, una serie di istruzioni qua sotto. Ci sono due modi diversi per inserire i comandi, quindi otterrete le istruzioni sia relative ai comandi V1, sia relative ai comandi CSV, anzi, i comandi CSV sono spiegati in modo particolarmente dettagliato, i comandi V1 invece sono spiegati in modo molto, molto sintetico. Tuttavia, ecco, tutte le spiegazioni complete le trovate nella pagina di aiuto. Pagina di aiuto che è stata tradotta comunque anche, no, non è stata tradotta in italiano, quindi la trovate praticamente solo in inglese. Però, ecco, diciamo, è particolarmente semplice e sarebbe comunque difficile da spiegare in un video, mentre qua trovate tutta una serie molto ampia di esempi, sia per il Common Sequence Syntax, cioè vale a dire per i comandi V1, sia per i comandi CSV File Syntax. Trovate anche le istruzioni relative alle versioni precedenti di Quick Statements, perché Quick Statements ha avuto delle versioni precedenti che sono tutte elencate qui e che hanno ancora alcune funzionalità che magari possono essere utili, quindi potete dare un'occhiata anche a quelle. Vedete che Quick Statements nel 2019 ha vinto il premio come miglior tool relativo a Wikidata nella categoria editor, cioè nella categoria dei tool che servono per modificare Wikidata, ed è effettivamente un tool estremamente potente che vi permette di inserire a partire da, diciamo, sostanzialmente un file di Excel, una serie di dichiarazioni che voi, o anche di references, di note, di riferimenti che voi, appunto, abbiate a disposizione che vogliate inserire. Poi, ovviamente, ci sono anche una serie di pagine in cui potete chiedere aiuto, potete chiedere aiuto anche direttamente a me, nella mia pagina di discussione su Wikidata, se avete problemi nell'interpretazione di questo manuale, che tuttavia mi è sempre parso, diciamo, almeno quando avevo dei dubbi, chiaro, basta leggerlo, diciamo, in modo attento, visto che alcune cose potrebbero sfuggire. E nel caso qualcosa non funzioni, probabilmente la soluzione si trova in questo manuale. Bene, a questo punto, anche per oggi, direi che possiamo aver concluso. Nel caso in cui vi interessi qualche altro argomento,
Potete ovviamente scrivermi oppure scrivere a Wikimedia Italia per segnalare il vostro interessamento ad ulteriori argomenti, visto che ormai le mie idee si stanno esaurendo e appunto fare richieste specifiche, cercherò per quanto conosco, per quanto posso, di esaudirle nei prossimi video. Buona giornata!